Poi abbiamo i vini in bag in box, sia bianchi che rossi. Perché il vino in bag in box? Prima di tutto perché diventa semplice il trasporto. Non è pericoloso, se cade non si rompe. Secondo, il vino in bag in box ha una durata garantita da quando viene messo dentro di 6 mesi. Non si altera, rimane uguale, perfettamente uguale. E cosa viene messo dentro al bag in box? Normalmente vengono messi dei vini giovani, dei vini da tavola che si possono bere giornalmente, ottimi vini sia rossi che bianchi, del pecorino, della passerina, del verdicchio, del rosso piceno, del merlot, barbera, malbec, dei prodotti con coltura biologica. Io penso che il futuro del vino sfuso sia sul bag in box.